Con mister Mimmo Giacomarro nella sala stampa del Donato Curcio, la vigilia della partita contro la Gelbison. Mister, recuperiamo questa partita domani contro la Gelbison, 27esima giornata del campionato. Dopo una domenica da spettatori, domani si ritornerà in campo ed è la prima di sette vere e proprie finali. Sì, è da tanto tempo che ripetiamo sempre le stesse cose, sappiamo benissimo dell'importanza che hanno queste ultime partite, lo sappiamo tutti, soprattutto i miei calciatori che devono andare in campo con la massima concentrazione perché sappiamo che cosa ci spetta, soprattutto se dovessimo arrivare fino alla fine così. Diciamo che ci spettano in primis due partite difficili perché incontreremo domani la Gelbison, testa insomma la partita di domani, ma poi in trasferta la Sanese, due squadre che hanno bisogno di punti e faranno sicuramente la partita della vita, come si suol dire, perché hanno bisogno di punti per raggiungere la quota salvezza. Ma penso che contro sempre la prima in classifica, tutte le squadre mettono sempre qualcosa in più per fare bella figura e soprattutto per incamerare punti che servono per la lotta per la salvezza. È normale che noi dobbiamo essere intelligenti, bravi nei 95 minuti, cercare di non avere mai l'ansia della prestazione, ma avere un'ansia positiva che ci possa fruttare il risultato importante e i 3 punti per continuare questo sogno che tutti noi stiamo cullando. Questo sogno ormai mancano 6 vittorie, possiamo dire, mancano ma la matematica per raggiungere questo sogno, anche se il Picerno vuole vincerle tutte. Ma noi ce la metteremo tutta, sapevamo che all'inizio i programmi nostri erano diversi, poi man mano con la squadra che cominciava a ingranare, con la qualità del gioco che abbiamo dimostrato e soprattutto con i risultati importanti che abbiamo fatto in campi veramente difficili, è normale che poi ti è venuto l'appetito e adesso che siamo lì cercheremo di continuare su questa strada per cullare tutto quello che abbiamo fatto e tutti i sacrifici che facciamo dal 21 Diciamo, mister, ultima battuta per luglio. quanto riguarda un po' le persone che non sono disponibili, oltre ad Abu che è impegnato nel torneo di Viareggio con la rappresentativa della Lega Nazionale di Serie D, abbiamo fuori Ligorio, Agresta non è ancora convocabile, si è rivisto Bassini che lavora in gruppo, però insomma nel complesso la squadra sta abbastanza bene, come la vede Sì, se recuperiamo anche D'Alessandro, che per lei? adesso è Alessandro, sì. in Sicilia a farsi curare, è normale che hai qualche ambizione in più a livello di squadra perché c'hai i cambi e il doppione su tutti i ruoli, perciò è normale che dopo chi è in condizioni, chi ha la testa e non tremano le gambe, va in campo per un obiettivo che, ripeto, è un obiettivo importante per tutti, ma soprattutto per i giocatori, per l'anno successivo, per la loro carriera e per cercare di coronare questo sogno che tutti ci aspettiamo. Tutti ci aspettiamo sicuramente, il Picerno ci proverà fino alla fine a tenere vivo questo sogno. Noi vi ricordiamo che domani la partita si giocherà qui al Donato Curcio alle ore 15, c'è stato un posticipo di mezz'ora come d'accordi tra le due società.